Dunque, stamattina sono partito da San Miniato, sono arrivato a Gambassi che dovevo fermarmi, non mi fermo, vado avanti fino a San Gimignano. Sono giorni duri, dove ho fatto pochi video perché ormai sono 70 giorni in marcia, sono stanco e devo dire che ho voglia di arrivare. La strada è veramente, comunque, da Francigena a Toscana effettivamente è la parte più bella e selvaggia e culturale, storica e non gastronomica, cioè veramente la Toscana racchiude tutto ciò che si può volere da un cammino. Nella periferia di Siena e oggi ho fatto qualche taglio, pochi chilometri, sono stanco. Tra due giorni si entra in Val di Norcia, che è considerata una delle tappe più impegnative di tutto il cammino. Saranno 35 km di sale e scendi in montagna, quindi penso oggi di fermarmi e di riposarmi qua al nuovissimo ostello in Piazza Duomo a Siena.
sono le 5 del mattino, in Piazza del Campo, Siena, del Paglio. C'è musica, gente che sta qui. Una città comunque giovane, piena di ragazze. Io intanto me ne esco e vado per il cammino. Buongiorno, allora ci sono alcuni modi di dire, alcuni detti che non si capiscono bene finché non si provano direttamente. Per esempio, l'espressione rimanere senza fiato è per un qualcosa di bello che vedi, per esempio. Ecco, io oggi l'ho provata per la prima volta nella mia vita in Val d'Orcia. È un qualcosa di mozzafiato, cioè non, comunque ti giri e rimani a bocca aperta, non trovi neanche le parole per esprimere la bellezza di questi posti. Sicuramente la tappa o comunque i luoghi più belli per me, parlo personale, è personale, per me non è solo il posto più bello di tutta la Francigena che ho fatto, ma sicuramente anche in assoluto di tutti i cammini, ma anche in assoluto del paesaggisticamente parlo, di ciò che è veramente cartolina, paesini medievali arroccati sulle montagne, colline verdi, enogastronomia incredibile, pazzesco da provare.
partito alle 3:30 stamattina da Gallina, destinazione Acqua Pendente, ovvero saltando Radicofani, che era su in montagna. Anche Sigerico fece la Cassia, non passò da Radicofani perché è su in montagna. Io ovviamente il pellegrino, ripeto, è prima pellegrino e poi turista, quindi oggi per me è il momento di fare il pellegrino, non di fare il turista. Ho voglia di tornare, forse sono meno 9, ho voglia di riabbracciare i miei figli e la mia compagna e arrivare a casa. Sono, diciamo che sto esaurendo il mio cammino prima del dovuto, psicologicamente. Penso di avere realizzato alcuni passaggi per me importanti a livello personale e quindi non mi resta che tornarmene a casa. Thank you.